sweet dreams, sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Little dream on. Buonasera, buonasera, ero io che cantavo un pezzo di Dream, a Little Dream of Me. Ciao Dan, come stai? Ciao ragazzi, bello, bello essere qui a festeggiare la chiusura di questo anno 21 con la 21esima puntata. Sono le 21:21, vi faccio notare, in questo momento. Caspita! Noi, ecco, stiamo registrando, abbiamo cominciato alle 21:21 la 21esima puntata del 2021 21. Di Dialoghi Sperimentali. E per rimanere nel tema del 21, che ci ispira il numero 21 a livello numerologico, cabalistico, volendo giocare un po'. Cioè, io ricordo che il 21 era il prodotto di due numeri, comunque magici o sacri, in base a, alla prospettiva da cui li si osserva, il 7 e il 3. Quindi è un numero importante anche a livello simbolico. Poi abbiamo parlato di tarocchi, si sa che la il 21, la conclusione in qualche modo del cammino dell'uomo, ma anche l'avvento di un uomo in qualche modo rinnovato, quello che si appresta a seguire il successivo cammino. E grazie intanto di avermi di nuovo invitato. Io sono ospite di questa magnifica trasmissione nata dalla mente, dal cuore e anche un pochino dallo stomaco di Donatella Bartolomei, perché un po' l'ispirazione, un po' la rabbia, un po' la cattività del periodo in cui abbiamo cominciato a registrare non è cattiva, gli altri sono cattivi, a lei la disegnano così e no, non è cattiva. La disegnano così, non ci posso fare niente. Non ci può fare niente, Alessandro potrà confermare. Ciao Ale, come stai questa sera? Sì, ma tu non sei ospite, tu sei noi tre siamo in realtà stasera il nucleo sopravvissuto dal primo giorno di Dialoghi Sperimentali. Quindi Sì, gli stoici, quelli che hanno resistito senza mollare, quelli che ci hanno creduto fino in fondo e hanno partecipato con gioia, con un pizzico di impegno. Come direbbero in Boris, con la
Gioia, ecco, gioia, come diceva Mariano, la figura del personaggio di Mariano. Ci vuole, sì. In attesa del nuovo Boris, che un po' mi preoccupa, però sono molto curioso di vedere che cosa ci proporranno. No, dicevo, è nata dalla mente, dal cuore, dallo stomaco, perché è stato una sorta di escamotage vincente, cioè il reagire a una situazione effettivamente di cattività, di chiusura, di lockdown, parolaccia che ormai cerco di usare il meno possibile, comunque di reclusione in cui anche noi artisti, pensatori, filosofi, folli o ribelli o quel che sia, ci siamo trovati a dover vivere. Ecco, ha fatto la scusate foto. La foto di rito in cui La mando foto di rito. il momento social che devo mettere su Instagram e su Facebook. Stiamo registrando dialoghi sperimentali. Ecco, scusami. Puoi fare anche uno screenshot, è più comodo, però va bene, anche la foto. No, ma lo screenshot come faccio a farlo mentre registro dal computer? C'è il tasto. Sì, si può fare, ma non lo fare, non mi rompete gli Will Shift equilibri. S. Ecco, sì, fai lo screen e lo metti, va bene. Per comodità l'ho dovuto imparare a memoria perché per appunto sui social non ammettono più per chiedere aiuti le foto col telefonino perché si vede malissimo. Chiedono lo Ma screen. quelle di Donatella non sono, perché poi le ritocchi in qualche modo, metti qualche filtro. No, ma io faccio sempre la foto col Eh telefonino. sì, ma poi Ah, l'aggiusto un po', filtro perché questo. minimo, ma proprio una stupidata. In realtà. Se vedi blu dietro, rosso dietro, è perché è il colore che abbiamo dietro al computer Certo, e certo. sono delle lucine. Comunque, scusate, tu vai Quindi avanti, Dana, a introdurre questa bella dicevo. serata informale. Niente, mi è arrivato un giorno, una notte, non ricordo, l'invito di Donatella a Guarda, partecipare. andiamo a ricordare, io non ricordo esattamente, noi ci sentivamo in quel periodo o io mi sono fatta riviva dopo magari un po' di mesi che non ci sentivamo? Noi ci sentivamo non con la frequenza con cui ci siamo ripresi, diciamo, a sentire dopo i dialoghi. Comunque ci sentivamo, l'idea è venuta a te. Mi ha invitato, ha accolto con gioia la gioia, il tuo invito. Guarda la pimpa, la mia dorata, guarda se la Eccola là, che si sente gridare. Quindi l'idea iniziale di Donatella è: non abbiamo spazi, non possiamo vederci né incontrarci, perché non creare una specie di cenacolo artistico serale a cadenza settimanale o quindicinale, insomma, trovarci e parlare liberamente. Quindi ha raccolto intorno a sé, ha lanciato la sua chiamata, ecco anche il buon Derek, grazie per avermelo mostrato. Noi siamo tanto amici, voi l'avrete capito, chi ci ha seguito fin qui, insomma, sa che sono le nostre due piccole mascotte. Quindi dicevo, ha raccolto intorno a sé musicisti, sperimentatori, amici, cantanti, ma anche persone che hanno cominciato a muoversi nel mondo dell'arte con un approccio appunto sperimentale. Siamo partiti parlando di sperimentazione, condividendo quella che è la nostra idea di sperimentazione, di arte, di musica. Poi ognuno ha portato le proprie esperienze parlando di sé e dandoci dei contributi della sua arte. Siamo partiti, che eravamo noi tre, qui presenti, con altri tre amici che ci hanno seguito fino a circa la metà del cammino, se non sbaglio, e poi si sono alternati nuovi volti, nuove esperienze, nuovi personaggi, nuove facce, nuovi contributi. Chi si è fermato più puntate, chi è venuto è andato. Io, se volete, posso dire un attimo brevemente, tutti Certo. noi, una carrellata dei partecipanti. Allora, Sì. io, dialoghi sperimentali è stata appunto una mia idea, e però, ripeto, non la vivo come una cosa solo mia, ma la vivo una cosa nostra. Infatti, a me non piace mai chiamare ospiti quelli che ci sono, perché è bello che ci diventi pa parte integrante del progetto. I presenti di questa sera siamo, vabbè, il nucleo proprio originario. Io ho avuto quest'idea perché era già del tempo che io soffrivo del non poter parlare di sperimentazione artistica, di quella di cui mi occupo io,
perché mi era, grazie, ho avuto l'occasione di avere, di fare qualche conferenza, ma poi nel periodo, come ha già detto Dan, dell'anno scorso, questo era impossibile. Già sono eventi rarissimi quando si può, figuriamoci quando non si può, ecco. E io mi ero messa a fare dei podcast su Mixcloud, in cui avevo fatto proprio delle trasmissioni di un'ora l'una con mie musiche sperimentali, dove c'era dentro anche Dan e tutti quelli con cui ho collaborato. Però ero solo io che parlavo pochissimo, tra l'altro, presentavo i brani, una volta in modo più colloquiale, una volta in modo più sintetico. Però non me ne acchiappava tanto, ma questi non acchiappava tanto, come dire, l'ascoltatore. Prima ancora avevo tentato di lanciare un invito a sperimentatori vari del teatro, della musica, della danza, della voce, di più ambiti, a contattarmi per dare vita a una cosa del genere, ma non aveva avuto successo. Invece a sto giro, Dan, siamo partiti bene, ma perché io cosa ho fatto? Invece che andare a cercare addetti ai lavori, che non mi piace, ho detto chiamo amici miei, chiamo persone con cui io ho collaborato e con cui sono in confidenza, poi con qualcuno magari amicizia storica come con Dan, Alessandro mio compagno ovviamente, ma con qualcun altro magari abbiamo collaborato una volta, due volte, o è un allievo, un ex allievo, insomma cose di questo genere, a seconda dei rapporti con le persone, dall'amicone alla persona con cui magari c'era un'amicizia nascente, ma sempre amici, sempre persone con cui c'è un legame umano prima ancora che artistico, o insieme umano e artistico, per dirla meglio. E con chi abbiamo incominciato? Io, vabbè, e Alessandro, chiamato subito Dan, ho chiamato subito Carlo Noè, Campsindaia, con cui ho iniziato a collaborare la bellezza di quasi 32 anni fa, quindi diciamo che forse è la collaborazione più di vecchia data, anche se con tanti anni di buco, perché poi noi non ci siamo visti anche per qualche decennio. Enrico Cerrato, Progetto Petrolio, col quale avevo collaborato in alcune occasioni e in cui ci siamo incontrati anche all'estero per lavori artistici, e Ali Salvioni, Progetto Settore Giada, da Zurigo, diciamo l'unico straniero finora del nostro gruppo per quanto di lingua italiana, col quale ho collaborato anche lì diverse volte. Siamo andati avanti con questo cast, a me piace chiamarlo così, diversi mesi, fino a che, Dan, ricorderai, abbiamo fatto le monografie di ognuno di noi. Esattamente, puntate molto, molto stimolanti, perché alla fine mettevamo sotto il riflettore uno di noi, quindi a turno ci siamo passati tutti noi sei cast originale e originario di Dialoghi Sperimentali. Siamo entrati nel mondo di Carlo Noè, che diciamo è lo sperimentatore più di anziano, più anziano, con maggiore esperienza, cioè, il suo progetto Campsindaia. No, cioè è ciò che rimane, è diciamo l'approdo, l'evoluzione di un progetto nato nell'87. Ma sicuramente, e per me, ripeto, fu un incontro assolutamente fondamentale nell'ambito sperimentale, perché io, diciottenne, dark, super dark, ho incontrato questa formazione, che poi era lui il cuore, diciamocelo, di questa formazione musicale. Ai tempi era una band che faceva questo ufficialmente musica dark, ma in realtà era sperimentalissima la faccenda, e quindi per me è stato, ho messo lì le basi di quello che io poi ho fatto anche a livello professionale tanti e tanti anni dopo, non solo esperimenti adolescenziali, per capirci. E Carlo ci ha svelato alcuni dei suoi segreti di come procedeva lui con i suoi microfoni, con i suoi oggetti, a catturare, rapire i suoni ambientali per poi lavorarci con gli strumenti che avevamo un po' tutti a disposizione. Certo. All'epoca. Certo. Poi Ali Salvioni, appunto, il progetto Settore Giada, un polistrumentista sperimentale, molto affascinante, ci ha introdotto, diciamo, nei suoi paesaggi sonori tra il sinistro e il malinconico. Lui, Ali Salvioni,
nasceva come percussionista, poi è diventato un artista totale, ci ha mostrato i suoi video. Però scusami, non ti voglio interrompere, però se facciamo così biografie approfondite per tutti, noi tra 40 minuti siamo ancora qui perché sono 10 persone. Sono 10 persone, è vero. Allora li salutiamo. Vabbè, tutti. Perché sennò magari qualcuno si offende che dice... A cavolo, di quello avete parlato un quarto d'ora, di me parlate 30 secondi. Ma se la prendono con me, perché sto parlando io, quindi mi assumo io le responsabilità. Prendetevela con me. Sono il capro espiatorio della serata, questa sera non c'è nessuno e quindi... No, quindi facciamo un po' come... Facciamo un po' come, come cavolo ci fa. La libertà, ecco. Va bene. Abbiamo... Vado avanti, a questo punto non posso finire su Ali Salvioni, sennò veramente... Non possiamo finire, concludiamo con il bucro, perché parlavamo delle... Io non avevo intenzione di citarli tutti, ma parlavamo delle monografie, quindi escluso noi tre, rimane... C'è stato Enrico Cerrato e ci siamo stati anche noi tre, che di cui abbiamo fatto tutta la monografia, le monografie di ognuno di noi. Allora, due parole su Enrico Cerrato, doveroso, rapidissime, progetto solista, sperimentale, noise industrial, molto aggressivo, a tratti spaventoso, ma sicuramente necessario per stimolarci, per risvegliare forse qualche pensiero un po' troppo latente in questo periodo. Quindi grazie anche a Enrico. Prendo la responsabilità dei prossimi, di Romeno mi scuseranno perché sennò non possiamo dilungarci su tutti. Allora, con tutto che sono tutti, ecco, no, io voglio dire una cosa importante, però la prima sera... No, va bene, non mi avete parlato di me. Dopo, noi per ultimi. La prima serata, caro Dan, però ricordiamoci che non si sapeva durante la prima serata minimamente che ci sarebbe stata una continuità, perché ho lanciato una serata per vedere, in un periodo così pesante, particolare come quello in cui eravamo nel febbraio del 2020, forse anche meno peggio di quello di oggi, se vogliamo, ma i tempi... Ma in un certo senso sì, meno peggio. Assolutamente sì, però ci sembrava già abbastanza pesante dopo quasi un anno che c'eravamo dentro. Però io pensavo fosse una serata sola, siccome la prima puntata, che è l'unica senza contributi audio-video, tra l'altro, per chi volesse andarla a rivedere, sono tutte pubblicate sul mio canale YouTube, è andata così bene che io ho detto ma facciamone un'altra, e poi Carlo, è stata sua l'idea, ha detto perché non facciamo queste monografie, devo dargli atto che l'idea è stata sua, non è stata mia, neanche tua, è stata sua. Allora io ho colto la palla al balzo, ho detto... Buona idea. Dan, poi hai avuto tu un'idea aggiuntiva altrettanto preziosa, perché hai detto, ma quando facciamo la monografia partecipiamo possibilmente tutti, perché è importante non che c'è solo, so, chi intervista e la persona, che siamo tutti insieme, perché diventa una cosa più ricca, e così è stato. Poi, vabbè, gli eventi, i mesi, il tempo, c'è stato un cambio di cast, come ho già detto. Chi è arrivato? C'è stato un cambio di cast verso l'estate. E dopo l'ultima monografia, che è stata proprio quella di Dan, progetto Ordalia, sono arrivati, e li dico in fretta, Alessandro Peroni, Gianni Bonetti, Giulia Sirtori, che si sono fermati anche diverse puntate, chi di più, chi di meno. Alessandro Peroni ha dato un grande contributo, perché lui è stato anche a fare delle serate filosofiche, che noi abbiamo chiamato così perché... ci siamo aperti anche ad altri temi e a temi affascinanti, ma non necessariamente legati alla produzione artistica sperimentale. Parentesi, io ho invitato degli altri miei amici che non erano per forza degli sperimentatori stretti, perché da Giulia sì, perché Giulia è, ricordiamo, truccatrice teatrale, scenografa teatrale, effetti speciali, proprio professionale, questo è uno dei suoi molti ambiti, ma anche mia ex allieva di sperimentazione teatrale, di musical, di teatro, di canto, di tutto, arrivata a dei livelli professionali, secondo me, non esagero, alti, assolutamente alti, e quindi grande sperimentatrice. Ma Peroni, per esempio, che è musicista, musicologo e filosofo, si occupa anche di tutt'altri generi musicali. Gianni Bonetti... sia un operatore olistico che uno studioso di tecniche di memoria, di teorie di pensiero non convenzionali, si occupa di medicina cinese, di arti marziali, insomma di letteratura, oltretutto di una marea di cose,
ed è stato anche mio allievo. Per cui figure belle, sai perché Dan li ho invitati? Perché erano fuori dagli schemi e quindi sì, sì. L'importante è quello, era muovere a livello culturale, fare girare un pochino i neuroni, dare stimoli, far aprire la mente. Giacomo Pisano, Edoardo Siviero, nello stesso periodo, sono stati invece due ospiti, non mi piace il termine, ma lasciatemelo usare per brevità, che si sono visti però in una puntata sola. Giacomo Pisano lo conoscevo da poco, però era a suo modo uno sperimentatore, già con la sua stessa immagine, con aspetti culturali, creativi, e anche riguardanti la moda, perché si occupa anche di vestiti, di abbigliamento e di altri oggetti, accessori. Eccetera, accessori, ecco, mi sfuggeva il termine, oltre che a livello culturale, e poi ci aveva intervistati da poco per una sua rivista. Edoardo Siviero, mio allievo, ex allievo in realtà ad oggi, di teatro, sperimentalissimo, giovanissimo, fresco fresco, ma sperimentalissimo, con questi suoi filmati ai confini della realtà che abbiamo mostrato e che tornerà tra noi. Dopodiché è arrivato ancora qualcun altro, c'è stato ancora un mezzo cambio, mezzo perché qualcuno poi è tornato anche, vedi Gianni Bonetti e vedi Alessandro Peroni, che ci sono stati ancora, Stefano Luna, mio carissimo, anche suo, mio di più nel senso di vecchia data, storico amico, cantante, con cui ho fatto un sacco di cose, in parte anche attore, abbiamo lavorato anche nel musical in tributo a Rocky Horror, e dialoghi sperimentali per lui è stato anche da stimolo, perché ha iniziato a creare su atmosfere sonore di Alessandro dei pezzi sperimentali, pur non essendo uno sperimentatore puro, cantante, qui parliamo di voce. Mirella Calcaterra, mia novella allieva di sperimentazione vocale, che è stata ospite in due puntate e che tornerà e avrà pronti dei brani nuovi da presentare. Ho dimenticato qualcuno? No, speriamo di no, perché sennò sono facendo una figuraccia. Mi sembra di aver citato tutti. E più ci siamo noi, Donatella Bartolomei, Alessandro Conedera, Dan Alessandro Sabato. Quindi, diciamo, chiusa la parentesi, ma io qui lancerei un brano così spezziamo un attimo. Che dici? Vai, vai, che brano lanciamo? Oh, questa sera, allora, stasera siamo liberi, facciamo un po' come ci pare a noi. Che vogliamo lanciare? Fatemi allora vedere. Mettiamo il mio pezzo. Aspetta, ecco, te lo stavo per dire, Tribal Wives. No, aspettate un attimo. Non era meglio lanciare... video? Scusate, io avevo un'idea ancora prima, ma se facessimo vedere un déjà vu, cioè il medley. Che ne pensi, Dan? Che ne pensi, Ale? Vi ricordate il medley? Non vi ricordate? Avevamo fatto un medley che a me era piaciuto tantissimo. Che, sì, sì, è un'ottima idea. È un'ottima allora, idea. Che cos'è il medley? Ve lo spiego subito. Praticamente il medley era un sunto, diciamo, era un mix fatto di pezzetti di brani, uno per autore, che io ho cantato, siccome nella prima tranche Dan, Alessandro, Carlo, Enrico e Ali, io avevo collaborato con tutti, quindi la mia voce c'è su tutti, ho attaccato un pezzo di brano per ciascuno. Io sinceramente partirei da lì. Lanciamo questo, che dite? Mi sembra va benissimo a conclusione del riassunto iniziale che abbiamo fatto. Sì, ci sta. Però lascio a Dan ancora da raccontare qualcosa ai nostri amici, perché io lo devo preparare. Ci metto un attimo, ma mi disattivo. Allora, si disattiva Donatella, rimaniamo io e Alessandro questa sera, adesso, in questo momento. No, perché Alessandro è muto come me. Non funziona il microfono. Sì. Andiamo con il medley appena E torno a fare un invito che ho fatto già svariate volte per chi vedrà la serata. Lasciateci un commento. Diteci se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Ma Dan, abbiamo capito che non ci commenta anche a chi... No, ma ci guardano in molti, ma poi sono timidi, non scrivono nulla. Ce lo fanno sapere in privato, fatelo anche pubblicamente. Perché... Sono troppo timidi. Va bene. Li perdoniamo. Dopo, tra l'altro, voglio salutare alla fine i nostri amici da casa, o due amici da casa in particolare da salutare. Stiano belli lì, tranquilli, si godono la trasmissione, che alla fine parliamo anche degli amici da casa. Allora, il medley è composto da
un brano di Settore Giada, un brano di Petrolio, un brano è di Alchimia Nova, che siamo noi due, un brano di Kamsindaya e l'ultimo finale è di Ordalia, ovvero di Dan. E la voce è sempre la mia, lo so, sono come il prezzemolo, ma non ci posso fare niente, va. Ai amo Asim, Aja Asim, truly dual. Thank you.
babe, babe, usavo tempo, peppa, 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 usavo una, usavo una, usavo una, usavo una, babba, peppa, usavo peppa. Che belle emozioni, bel viaggio, che bel viaggio, eh? Era bello sto pezzo, cioè questo pezzo, sono 5 pezzi, sto medley, ma insieme dicono molto, mi hanno toccata molto, mi è piaciuto molto risentirlo. Che dire di questo medley che non sia già stato detto, se non che l'ho riascoltato con un pizzico di nostalgia, più che altro della meraviglia, no? Del momento in cui l'hai mandato la prima volta. È stato a suo modo un esperimento tenero che ci univa tutti quanti, e legati da... Sotto la voce di Donatella. Donatella, sì, perché ribadiamo quello che ha detto Donatella prima, siamo partiti senza coordinate, in perfetto stile sperimentale. No? Abbiamo cominciato, poi non si sapeva, no? Se ci saremmo trovati o in che modo si sarebbe voluta la faccenda, esatto. E questo medley segna un po', diciamo, una sintesi tangibile di ciò che sono state le prime puntate. Assolutamente sì. E poi per me vuol dire tanto, perché io sono tutte collaborazioni che ho vissuto con Petrolio, quel brano bellissimo, e io Petrolio però l'ho incontrato anche in Germania, per me è stato anche il simbolo della Germania. A proposito, noi avremmo voluto, non siamo riusciti, una cosa che mi rammarica un po' che non siamo riusciti a fare, ma le difficoltà, la puntata con i tedeschi, tra cui Martin Schmidt, a cui vogliamo tantissimo bene, e gli altri. Sascha Stadremeyer, volevamo invitare Anja Kreisig, Gerald Fibig, vabbè, però insomma riusciremo. Abbiamo avuto un problema legato proprio alla traduzione, nel senso che non è che non possiamo parlare in inglese o in tedesco, ma il problema è che poi va tutto ritradotto in italiano, perché per gli ascoltatori italiani non è che tutti conoscono l'inglese o possiamo metterci a fare tutto in inglese, quindi dobbiamo lavorarcela un po', studiarcela un po', se no diventa macchinoso, rischio di diventare pesante. Ecco, quindi dobbiamo riuscire a renderla un po' fluida, ma ce la faremo a fare anche quello, assolutamente. Assolutamente. E quindi abbiamo un po' riassunto quello che è stato il passato dal punto di vista degli ospiti, ma volevo dire qualcosa dal punto di vista del concetto, che poi ci può portare al futuro. Per quanto riguarda il concetto, io cosa volevo fare? Una cosa che poi in realtà è un po' cambiata, perché io all'inizio volevo fare una conferenza, e anzi delle conferenze, cioè come se fossero delle conferenze, sul mondo della sperimentazione, però partendo sempre comunque dagli autori presenti. Perché? Perché siccome abbiamo già detto e spiegato e rispiegato che questo termine sperimentazione è solo di comodo ma è scomodo, perché in realtà non fa altro che sottolineare l'assenza di nomi per certe cose e l'assenza di un mondo proprio, cioè che ha il suo bello da una parte, ma può avere anche i suoi limiti dall'altra,
invece che fare un calderone storico che va a unire magari musica classica, musica contemporanea, teatro danza, voce, cioè un calderone che diventava una cosa magari didattica e dispersiva, per me la cosa importante era proprio partiamo da noi, cioè io quando parlo di queste cose parto da me. Poi vado a citare quelli che per me sono dei maestri, vedi Carmelo Bene, vedi Diamanda Galas, vedi Jodorowsky, eccetera, eccetera. Però non è che voglio fare una storia culturale mettendo insieme degli autori che tra di loro magari non si sentirebbero minimamente assieme a nessuno. Vedi Carmelo Bene che è un autore, un'immensa entità che non può essere incasellabile da nessuna parte. Quindi era importante questo. Poi che è successo? Però il tutto ha preso una forma più di dialogo, più colloquiale, perché le persone si incontrano, le persone parlano, si scambiano delle idee. E nella seconda parte, quando ho iniziato a invitare anche persone, amici sempre, io li considero tutti quanti amici, che non erano però strettamente magari degli sperimentatori come prima attività, però la cosa bella è che si univa che cosa? Il filosofo, il pensiero filosofico, il pensiero olistico, l'approccio più intuitivo, l'approccio più metodico, la persona che fa musica magari non per forza sperimentale, ma che nella sua arte ha sperimentato. Cioè, capite? Questo è quello che io volevo creare, un movimento culturale non mainstream, quindi non di regime, non di regola, non incasellabile, che però avesse un sapore anche di salotto, cioè nell'ambito in cui siamo, che poi siamo tutti in salotto alla fine, ecco, in cui ci confrontiamo sperando non di fare una cosa che poi sia fine a se stessa, ma di lanciare dei semi che ancora nel futuro ne vogliamo lanciare tanti. Tu che ne pensi, Dani? Io spezzo un attimo con, scusate, poi continuiamo, le sfingi di Lorenzo Stuni. Questa sera ho le sfingi. L'altra volta, se andate a vedere l'altra puntata, alla fine Alessandro ha tirato fuori una carta che non era una chimera. Ah no, scusa, ho sbagliato. Le chimere di Lorenzo Stuni, che gaffe. Invece l'altra volta erano le sfingi e l'ultima che ha tirato fuori Alessandro era una chimera. Pesco una chimera, vediamo che cosa dice questa chimera, ok? Dove c'è questa sorta di ballerina. La libertà. Ecco. No, non è la libertà. Non c'è scritto la libertà, ma se tu la vedi così bene. Ecco. Cosa vagamente la stampa. Dico questo e poi lascio la parola a Dan, perché mi piace ogni tanto spezzare con cose così. Catarsi. Se catene legheranno le tue membra, danzerà su tuoi arti una danza di liberazione. È proprio detto la libertà. E le catene cadranno dai tuoi polsi. Mai fu più provvidenziale la carta. Sì, difatti, vedi cosa significa stoppare Alessandro prima del tempo, ci aveva anticipati, dicendola lì. Adesso qua rappresenta una danzatrice, ma la posa in cui è messa non ricorda molto, ma molto vagamente la Statua della Libertà. Sì, io, c'è quello slancio, meno trionfale, più protesa verso un futuro, un infinito, un superiore che non... Non vediamo, comunque sì, l'avevi intuita correttamente o comunque in linea con l'autore. E sì, liberazione è una parola chiave, non esce a caso questa non carta. Non escono mai a caso le carte di Lorenzo Stuni, che è stato un grandissimo maestro e mi piacerebbe in una puntata parlare anche di lui, che tra i mille sistemi simbolici e altri lavori meravigliosi che lui ha creato, tra cui la creazione del biodramma, solo per dirne uno fra mille, io l'ho conosciuto e mi sono confrontata con lui. Veramente, quando si prendono queste carte qua, parlano sempre di quello che serve in quel momento. È incredibile. Questo ci riaggancia anche al nostro avere parlato anche a un certo punto di attualità, vero Dan? Esattamente, perché ci siamo accorti alla fine che... Donatella parlava di salotti, noi ci siamo dati l'opportunità di rompere l'uno nel salotto dell'altro o degli altri, e questo è quello che abbiamo fatto, un'irruzione virtuale, ma fino a un certo punto, negli spazi domestici, intimi dell'altra persona, e così
abbiamo avuto una sensazione di libertà, perché in qualche modo il problema principale di questo periodo, uno dei problemi maggiori di cui purtroppo risentiremo l'eco anche in futuro, è stata la totale eliminazione di spazi di riflessione critica, di spazi di sperimentazione, ma sperimentazione di sé, non tanto a livello artistico. Quella è una conseguenza, una proiezione della volontà di liberare un qualcosa che c'è dentro di noi. È stato un periodo lunghissimo, e tuttora lo è, di compressione e di paura. Noi nel nostro piccolo siamo riusciti a creare questo spazio di liberazione, improvvisato quanto volete, anarchico da un certo punto di vista, perché oltre la scaletta noi non ci siamo mai preparati nulla, ma proprio per questo libero. Abbiamo aperto delle finestre e in qualche modo è questo il mio auspicio per il futuro, che le persone, ma non solo gli artisti, chiunque senta che l'urgenza di dire un qualcosa, o chiunque voglia smettere di far finta di credere in cose in cui non crede, di crearselo questo spazio, di aprire una finestra, di trovare un modo per urlare, per parlare di... per tirar fuori le proprie emozioni. E noi questo l'abbiamo fatto dedicando alcune puntate anche all'analisi di questo del periodo storico in cui viviamo. Due, mi sembra, Donatella? Allora, abbiamo fatto due puntate, una che si chiama, una che non aveva titolo, che poi nel titolo l'ho chiamata qualcosa come resistere ai giorni nostri, sì. E tu poi la seconda l'hai chiamata resistere resistere oggi. Sono state due puntate esplicitamente, che sono state la 18 e la 19 se non erro, esplicitamente incentrate sulla nostra attualità, esponendoci senza problemi noi presenti alle serate con il nostro punto di vista, pur senza diventare pesanti, cercando appunto di analizzare da un punto di vista più ampio possibile, anche nel rispetto delle nostre diversità, ma che tutti puntavamo comunque alla libertà e a uscire da certi schematismi. E le puntate prima, però, d'anzi, ricordi che non erano esplicitamente incentrate su questo, però già c'eravamo, perché da settembre, da quando è arrivata Mirella e Stefano, se ti ricordi, tutte le puntate degli accenni espliciti assolutamente c'erano. Sì. Parlavamo di urgenza e questa la sentivamo un po' tutti. Era inevitabile, perché la situazione era già ampiamente degenerata. Cioè, noi abbiamo iniziato dopo un anno, insomma, quando è iniziato a diventare un anno e mezzo, con quello che sappiamo, tutti gli eventi del caso, è chiaro che la cosa non abbiamo potuto. Noi presenti abbiamo pensato e pensiamo tuttora che un artista che faccia qualcosa di. Che mandi dei segnali che poi siano più sociali, che poi siano più spirituali, che siano tutte queste cose insieme, o che non ci sia per forza dietro un'etichetta di nessun tipo, un nome, un'immagine ben precisa, non importa, ma chi ha fatto dell'arte, del linguaggio artistico, la propria vita o un bel pezzo importante della propria vita, non può assolutamente non prendere una posizione in una situazione del genere. In tutti i periodi storici, secondo me, Dan e Alessandro, non so se siete d'accordo, in tutti i periodi storici importanti, il grande scrittore, il grande artista, il grande musicista, il grande letterato, che si rispetti, ha preso una posizione in modo netto e ha cercato soprattutto di lanciare dei semi per risvegliare le menti e i cuori, poi ognuno con la sua modalità. Ricordiamoci che nei momenti storici di crisi, autori artistici, sia scrittori, hanno tirato fuori delle cose che comunque poi sono rimaste impresse fino ai giorni nostri. Giustissimo. E questo l'abbiamo visto anche dalle biografie di tutti noi, no? Che alla fine abbiamo candidamente ammesso che nei periodi più bui siamo riusciti a tirar fuori le perle più luminose, della nostra
produzione. Sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Donatella, abbiamo citato anche, parlando di filosofia, Aristotele, la sua visione in qualche modo terapeutica. Lui riteneva che la medicina fosse una sintesi di arte e scienza, anche se aveva una visione un po' diversa dell'arte da quello che dicevamo noi. Abbiamo anche toccato questo tasto, parlando di guarigione, non soltanto di liberazione, ma anche di guarigione attraverso l'arte. E Donatella non poteva non citare un suo altro grande maestro, che è Alejandro Jodorowsky, che dir si voglia. Di cui abbiamo visto un pezzettino tratto dal suo meraviglioso film Poesia senza fine, che appunto abbiamo trasmesso in una puntata. Ma Alessandro questa sera ci ha portato lui un contributo di un altro grande maestro. Di chi stiamo parlando, Ale? Paolo Poli da... oddio, Paolo Aldo Palazzeschi. Ah, ecco, lui ha scelto un pezzo di Aldo Palazzeschi, che ci siamo scritti il titolo esatto, Visita alla contessa Eva Pizzardini. Perché hai scelto questo pezzo per dialoghi sperimentali, Alessandro? Sentiamo. Perché a modo suo sperimenta con la voce. Alla faccia. E sentirete. In maniera... si gioca. Non risulta pesante. È un pezzo veramente pieno di sfaccettature micidiale, fuori dal tempo. Poi, dopo aver sentito Paolo Poli, amici miei, vi sorprenderò con un racconto molto intimo e particolare del mio legame proprio con la voce di Paolo Poli, ma ne parleremo dopo. È una confidenza. Allora, io ormai mi sono posta, e poi parliamo anche del futuro, perché quello è importante. Abbiamo tante idee sul futuro, tantissime, tanti progetti, vediamo poi cosa riusciremo a fare, ma abbiamo dialoghi sperimentali, non si ferma qui. Questa è l'ultima puntata del 2021. Ma col 2022 vogliamo ripartire alla grande con tante novità, anche con un bel rinnovamento. Perché Paolo Poli? Allora, intanto a me piace portare dei grandi maestri che io definisco sperimentatori. Fino adesso abbiamo visto un pezzetto di Jodorowsky, un pezzetto di Carmelo Bene, un pezzetto di Diamanda Galás, e questa sera abbiamo un pezzetto di Paolo Poli, e tanti altri ce ne saranno. Compatibilmente con il copyright, perché io prima faccio una verifica di quello che si può trasmettere senza che la puntata venga danneggiata o oscurata, quindi purtroppo non è che la scelta è infinita, è una scelta che bisogna fare un po' oculata. Paolo Poli, intanto io posso fregiarmi di essere nata tanti anni dopo, ma lo stesso giorno, nella stessa città di Paolo Poli, a Firenze, il 23 maggio, ecco, e quindi di essere anche dello stesso angelo, per chi si interessa di angelologia, di Paolo Poli, la cosa mi fa, ecco, fare tanto di cappello. Paolo Poli qui sperimenta in una maniera incredibile, è uno sperimentatore meraviglioso. Parliamo di teatro, parliamo di voce, e quindi io direi guardiamoci questo pezzettino di Aldo Palazzeschi in Visita alla contessa. Ovviamente Paolo Poli interpreta vocalmente sia Aldo Palazzeschi e sia la contessa. Questa è la cosa bella. Vado a condividere immediatamente, ditemi, Dan, mi raccomando, non dovesse funzionare qualcosa, sei tu il mio salvatore. Buonasera contessa. Buonasera carissimo Aldo, oggi giornata bella contessa, troppo bella carissimo Aldo, non fa né freddo né caldo, e la noia contessa. La chi? La noia. Papa, papa, papa. Sempre la stessa. Ciò mi dite di nuovo, bravo. Cosa dirvi di nuovo? Mi credete così ingenuo, nemmeno mi ci provo. Bravo. E passate per giovine bizzarro, per uomo tanto strano. Strano, bizzarro, bizzarro, strano, bravo. Codesta bella veste, contessa, la vidi proprio iersera precisa a una borghese. E fu inventata a Parigi, che non è ancora un mese, sempre così, si sa. A Parigi fumano l'oppio.
a Parigi. Verrà presto la moda anche da noi. Certo, verrà. Poi, le belle cose da noi sono un mito. Noi siamo quelli di ieri o di poi, che governo pitocco, ma di nuovo. Di nuovo, la gallina ha fatto l'uovo. Ecco, bella consolazione dover vivere tanto per vedere tutti i giorni le medesime cose. Giunge il sole, se ne va, cresce e cala la luna, sempre uguale il sole, la luna è sempre uguale, non cambiano di colore, identiche le stelle, purtroppo, azzurro il cielo, azzurro il mare, vale la pena di aprire una finestra per guardare, ma verde il prato, verde il bosco, il color vostro io lo conosco, ahimè, non ci badate, si aspettano le solite persone, alle solite ore che ci vengono davanti con la solita faccia, non è facile sbagliare, e con identica voce ci dicono le identiche parole, non giova il cambiare, che seppure ti sembrano l'uno all'altro diversi nelle forme o gli aspetti, ti diranno tutti alla stessa maniera, buongiorno contessa, contessa buonasera, tutti i giorni si nasce, tutti i giorni si muore, quando si nasce c'è la levatrice, quando si muore c'è il dottore, preferisco la levatrice, io no il dottore, che ci si viene a fare, che ci si fa, si può sapere, si sa, calmatevi contessa, e dire che vorrei solo per una volta vedermi nuova nel mio specchio. Come? Nuova, diversa da sempre, diversa da tutte. Aver due bocche. Magari, ma è un caso comune, lo so. Un occhio dietro. Dove? Nella testa. Ah, sì. Un dente sulla punta del naso. Meglio senza naso, nel caso. Due teste. Comune, comune. Sette teste, 13 gambe. Comune, comune. Ieri sera per dormire mi son fatta 3 volte la puntura di morfina. 3 volte? Sono poche, sono molte. Ma vi pare la morfina? La morfina! La morfina! Vorreste diventare d'un tratto regina, imperatrice, Antonietta, Messalina? Forse sarebbe meglio... Una poveretta? Forse. Povera molto, vivere d'elemosina, essere giù nel fango. Forse. Insultata. Certo. Battuta. Almeno. Magari nel mezzo della strada, sull'ultimo gradino dell'abiezione, come una donna perduta. Sì. Venduta. Sì. Essere vilipesa, prostituta. Insultata, battuta, venduta, almeno per provare. Ma come fare? Noi chi ci può insultare? Voi. Io. Siete troppo gentile, poveretto, eccoci qui. Siete troppo corretto. Mi proverò. E non riuscirete che annoiarmi di più, ma proviamo. E ci tenete tanto, Dio, così tanto per fare. Dirò io per la prima, sentiamo. Ma no, ma via, ma no, perché no? Povero sciocco, no. Stupida d'una donna. Poi tu colò pitocco. Vescica con la gonna. Imbecille, cretino, uomo da nulla. Povera grulla. Grullone, scimonito, ramollito, buffone. Smentitissima vacca, porcona, puttana, vigliacca. Basta, basta, basta. Mio carissimo Aldo, non crediamo di dirci qualche cosa di nuovo. Sensazione nuova io già non provo. La cerco ma non la trovo. Amiamoci piuttosto. L'amore è tanto vecchio. Mi sembrerà più nuovo. Sì, purché voi ritorniate come allora. Quando? Quando m'ascoltavate senza pensare al male ed erano assai meno noiose le vostre serate. Mi avete amata voi ed io vi ho amato i boh! Non dico questo, no. Doveva essere molto noioso il nostro povero amore se l'abbiamo troncato e neppure ce ne ricordiamo. Era una parola sola allora, ricordate ieri sera? Ieri sera? Quella mia parola. Quale? Dite, mi fate venir male. Quando fu? Certamente vi sbagliate, fu la sera avanti. Ve l'avevo già detta. 100.000 sere, capirete, se sempre la stessa. Basta, basta, non la ridite. Lasciatemi morire in pace, sono malata. Che sarà di voi? Di me? Buonanotte, contessa. Buonanotte, carissimo Aldo. Grandissimo Paolo Poli, grandissimo Paolo Poli, non c'è bisogno di aggiungere altro. In questa... Geniale, istrionico e... Meraviglioso. Senza tempo.
senza tempo, con i suoi costumi e lo sfondo delle Demoiselle d'Avignon di Picasso che lo abbracciava, cioè... diceva anche cose molto attuali, no? Sì, l'Italia sì. Il paese ieri del poi, che governo pitocco, qui le cose belle arrivano sempre dopo, no? Anche la degenerazione, no? L'insulto, la fascinazione per una sorta di umiliazione o di salto nel vuoto da parte degli aristocratici che poi provano emozione nel momento in cui si trovano. E poi è un testo veramente di Aldo Palazzeschi questo, sì. Nel senso, lui è bellissimo questo suo cambiare poi con il personaggio e quindi tonalità della voce, perché a livello vocale è fantastico, perché non è impresa diretta, cioè la telecamera sono due, fa vicino lontano, ma non è un collage, quello è una cosa dal vivo, è meraviglioso. Poi anche quando cambia cromaticamente, fa quel pezzo che dice, appunto, dell'insulto, prima dell'insulto, che dice cadere nell'ultimo gradino dell'abiezione, sì, tararara, magari, tararara, forse, è meraviglioso, insomma, no, è meraviglioso lui. Mi svelo un piccolo segreto. Sentiamolo, siamo curiosi. A parte che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Paolo Poli, ma a Todi, in quell'occasione recitava L'Asino d'Oro, se non sbaglio, sì, credo di sì. E, vabbè, al di là di questo è stato un brevissimo contatto, ma la voce di Paolo Poli è una delle voci più importanti per me, della mia vita. Ma perché? Non perché risale al, credo fosse l'83-84, ero un bambino in terra straniera e aspettavo ogni 15 giorni l'uscita di un, anzi l'arrivo. Gli audiolibri che faceva. Esattamente, le fiabe. E io ritrovai dopo 30 anni quelle cassette, dopo 30 anni, accorgendomi di saperle ancora tutte a memoria. Era Paolo Poli e non solo, c'erano altre voci, ma Paolo Poli, io lo riascoltavo a loop, ma da bambino, senza sapere chi fosse o chi sarebbe diventato, eccetera. Ero piccolo, parliamo dei miei 5-6 anni, in una terra in cui si parlava tedesco. ero in Svizzera, per me quella era la voce magica, fiabesca, fatata, asessuata, di un angelo che mi raccontava le storie della mia terra, anche se poi dopo si sfociava, no, nelle storie bibliche, orientali, eccetera. Per me quella era una voce che veniva in qualche modo dalle mie radici e mi svelava tutte queste meraviglie. Dopo 30 anni ho ritrovato le cassette con enorme emozione, ho riassemblato un mangianastri per riascoltarle e riuscivo ad anticipare ogni singola parola di Paolo Poli. Perché hai presente, no? I bambini che assorbono come spugne e poi si ricordano, io fatico a ricordare quello che ho mangiato oggi a pranzo, però le fiabe di Paolo Poli del 1983-84 ancora me le ricordo. Era meraviglioso perché le ascoltavo anch'io, che poi lui, ricordiamoci, lui era già sulla cresta dell'onda dai primi anni 70, se non erro, forse anche anni 60, però faceva quella trasmissione Babau, che adesso non so se era degli anni 60 o degli anni 70, su cui si trova ancora qualche estratto su YouTube, tra cui La nemica di Nicodemi, che ha fatto questa parodia. Se si può trasmettere, quello un giorno la trasmetto, un pezzo, è stupendo. E addirittura lui e Umberto Eco, che analizzano i ruoli sociali, l'ho condiviso su Facebook l'altro giorno, partendo da Libro Cuore. Cioè, erano delle cose, ricordiamoci, che passava la RAI. Paolo Poli e Umberto Eco che parlano del conformismo partendo da Libro Cuore. Cioè, anche Carmelo Bene, come abbiamo visto l'ultima volta. Ma voglio dire, c'erano delle... Poi fu censurato, credo, perché era una cosa un po' particolare. È facile con Paolo Poli. Però Paolo Poli, quello che mi è sempre piaciuto, è che è un personaggio sempre stato trasgressivo, ma di una finezza, di un'eleganza, mai volgare, mai privo di certa
non so come dire, di certa... Io lo trovo anche libero da una certa pesantezza. Sì, poi leggero ma profondo, non è mai... Mai compiaciuto della provocazione gratuita. No. Io... intelligente, di quelli appunto che hanno queste mentalità. Mi ricordo una volta un'intervista bellissima d'anziano in cui gli dicevano: beh, ma adesso finalmente allora si possono fare, lei non lotta per i matrimoni gay, eccetera. Lui diceva: ma perché mai io mi devo andare, dobbiamo andarci a prendere il peggio cioè una mentalità che io apprezzo infinitamente, proprio fuori dallo schema dello schema, fuori dall'incasellamento nello schema che vorrebbe certe cose, oltre, più avanti. Grandissimo, grandissimo. Vabbè, abbiamo fatto questa parentesi su Paolo Poli che ci voleva assolutamente. Con cosa proseguiamo dopo tanto personaggio meraviglioso, Dan? Io potrei tornare a dirti il brano di Alessandro, ma poi mi dici no. No, ma lo mettiamo assolutamente sì. Però volevo iniziare a parlare un pochino di quello che, visto che questa è una serata un po' celebrativa, un pochino del futuro. Un pochino del futuro, due parole le voglio dire. Allora, intanto io ho delle idee sul futuro. Allora, una tecnica, è già un po' di mesi che lo diciamo, infatti qualcuno ce l'ha già sentito dire in puntate precedenti, che è il discorso su il registrare, cioè fare dei brani, delle cose dal vivo. Infatti a me piacerebbe tantissimo, e piacerà, più che piacerebbe, voglio dire, fare dei pezzi dal vivo, e con Stefano abbiamo già parlato che ci piacerebbe fare dal vivo Anti Più, la famosa cover di Io sono l'Anticristo, cover che poi non è veramente una cover nel testo, ma non nella... Non in tutto il resto, non nella musica, non nell'arrangiamento, insomma, di Sono l'Anticristo di Diamanda Galas, con la musica di Alessandro Conedera e le voci mie di Stefano, da idea di Stefano. Io vorrei fare dei pezzi dal vivo. Zoom, che è il mezzo che stiamo usando attualmente, non ce lo consente, perché stoppa le frequenze della voce, perché c'è un fuorisincrono molto forte, insomma ci sono tutta una serie di problemi per cui è impossibile, viene una schifezza, e io di fare schifezze non ho voglia. Vediamo con altri mezzi se riusciremo. Per esempio, questa è una cosa che mi piacerebbe, chi ha voglia di noi potrebbe proporre a volte dei momenti piccolini, proprio può essere anche un 5 minuti in una trasmissione di una cosa dal vivo, a volte invece potrebbe essere, anche visto il periodo, che esibirsi qua si continua a avere delle finestre, non so, d'estate, ma io non ho avuto il piacere quest'anno di potermi inserire in nessuna finestra, e penso nessuno di noi presenti. Sarebbe bello anche poter creare anche uno spettacolo, qualche live nostro dal completo. Questa è un'idea che io ho. Altra idea, se vuoi dire qualcosa tu, Dan, io stavo... Sì, io ho un'idea, che è quella che condividiamo e di cui abbiamo cominciato a parlare qualche mese fa, che è quello di raccogliere le nostre sperimentazioni in un disco. Non abbiamo ancora deciso... il formato, il supporto. Parliamo di noi, Dan, no? Parliamo di noi due, della sì, nostra, sì, nostra, sì, Ordalia e Donatella Bartolomei, perché nel tempo abbiamo lavorato molto insieme con enorme soddisfazione da parte di entrambi, e sarebbe il caso. Per me Dialoghi Sperimentali è stata un'occasione, anche perché è arrivata in un periodo in cui ero fermo da un punto di vista di produzione musicale, anche di riascoltare, riscoprire, rispolverare tutta una serie di lavori, tra cui quelli fatti con Donatella, e ci siamo stupiti tutti e due dell'attualità di certe cose, certi brani, alcuni risalenti al 2009, 2008 se non sbaglio, comunque non più freschissimi ma ancora attualissimi ed emozionanti, e ci è venuto spontaneo dire: ma perché non dargli una sistemazione più degna, più importante, raccogliendoli in un progetto nostro, un disco? Io proporrei, dato che ha avuto un certo peso, proporrei anche il titolo a questo disco: Distanza. Distanza, proprio omaggiando uno dei nostri brani più,
più importanti. Allora a questo punto io lancerei Distanza insieme a Trivaldi, sì, le metterei insieme. Ci sto alla grande e Distanza è un pezzo magico, perché io l'avrò ascoltato mille volte e ogni volta questa alchimia, questo connubio, come sentite, ci sono delle parole chiave che ritornano, no? Io parlo di alchimia, loro due sono uniti nel progetto alchimia. Assolutamente, okay. Ci sono delle parole che tornano. Allora, io ci tengo tantissimo, prima cosa, a fare il disco con Dan, e lo voglio fare. Tra l'altro parlavamo anche con Alessandro di fare un nuovo disco di Alchimia Nuova. Insomma, dobbiamo trovare i canali per queste cose, per fare un lavoro fatto bene, ecco, perché di fare anche delle cose che si lanciano e si perdono via non è il caso. Stiamo aspettando di avere, vero Dan, di trovare il formato giusto e la situazione giusta, perché è un lavoro bello. Tra l'altro mi scuso con Dan, perché questa sera chiedo venia, io mi ero proposta di portare una nuova registrazione di un brano, o nuovo o vecchio, non lo so, mi stavo aprendo più porte, un nuovo brano con Ordalia. Non ho fatto a tempo, guarda, è un periodo veramente, ho anche in progetto con lo Stefano un duetto su un brano di Alessandro che si chiama Metamorfosi, anche quello è rimasto lì fermo. Sono dei momenti che, insomma, bisogna avere un attimo il tempo, e quindi arriverà, mi dispiace non per stasera, ma confido per la prossima volta. Bene. Assolutamente. E poi volevo parlare dell'idea, come della puntata sui tarocchi o le puntate sui tarocchi, cioè volevo parlare di un po' di cose, e poi volevo anche dire qualcosa a proposito della non divisione tra progetto artistico e vita, perché per me è fondamentale. Io sono stufa quando nel mondo della sperimentazione, dando le cose faccio io, incontro delle risposte che sembra che stiamo parlando, non dico di pane e salame, ma di robe asettiche, di cose fredde. C'è dentro la vita di ognuno di noi. Allora, nell'ordine, Trival Vibes, che l'altra volta la voleva già mettere, e poi Distanza, ma quale? Che ne abbiamo già passate diverse, abbiamo visto un video della versione 2017, anche se il video era fatto 2021. Abbiamo sentito dal vivo una versione con tutti i miei allievi che ballavano, con Gianni che poi recitava, ne abbiamo sentita forse la versione anche con Rustam e Giulia, o forse solo con Giulia. Sì, con Rustam anche. Ce ne sono tante. Oggi ho scelto la prima. La prima è forse la più acerba, è forse la più timidina, perché io l'ho registrata quando l'ho sentita subito, e poi è diventata talmente mia che ne ho fatte altre mille versioni, perché ormai quella lì mi piace farla tantissimo. L'ho fatta tu me l'hai mandata nella primavera, non mi ricordo se era febbraio o marzo del 2009. Io l'ho subito registrata, forse solo a due voci, non so neanche se sono tre. E insomma, voglio lanciare quella perché trovo che sia meravigliosa proprio nel suo significato. Quindi, Trival Vibes, solo di spazio profondo, progetto di Alessandro, e Distanza, la prima versione del 2009 di Dan, Ordalia e me. Voce sacra di Aluna di Donatella Bartolomei. Di qualcosa che devo preparare le tracce, molto preparare le tracce. Ops, non funziona! Ops, allora scusate, ma io devo per forza. Avevi questi 30 secondi per introdurre il tuo brano, te li sei giocati così, però poi ti chiederò io a fine ascolto qualcosa. Ce l'ho fatta. Condivisione in realtà soltanto audio. Mi raccomando, Dan, se non dovesse partire la musica, aspetta. Audio, giusto. Se non dovesse partire la musica, ti prego, diccelo, perché sennò siamo qui a guardare e sentire il nulla. Tribal Vibes o Tribal? Tribal o Tribal, Dan? Mi ero mutato, Tribal. Tribal Vibes and Distanza. 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 Distance. Thank you.
Che bellissima distanza. Il nostro piccolo gioiello. Nostro... Ti ringrazio in diretta mondiale questo brano meraviglioso di cui tu mi hai fatto me dono. No, ma senza di te non sarebbe ciò che è, quindi doveva completarsi così. Ed ma questo sempre... vale per tutti i brani, perché io voglio ricordare, Dan, che tu sei stato il primo musicista contemporaneo, diciamo, a parte l'esperienza di 30 anni prima con Kamsindaya, ma il primo musicista degli anni, diciamo, attuali, parliamo del 2008, con cui io, pur essendo già cantante di professione, dai primi 2000, cioè io canto da sempre, ma il mio lavoro è iniziato all'inizio del 2000, ma la sperimentazione l'ho iniziata dopo, cioè l'ho ripresa dopo, diciamo, dagli albori. E tu sei stato il primo musicista, perché io l'avevo già ripresa da qualche anno, ma la facevo senza musiche, e quelle poche musiche che avevo utilizzato erano musiche di artisti famosi che mi ero andata a raccattare, oppure brani jazz che io poi rimaneggiavo in modo sperimentale. Ma sei stato il primo con cui ho fatto una collaborazione dal vero. È stato meraviglioso, anche perché con cosa siamo partiti? Con Sguardo di Luna. Sguardo di Luna è stata la prima. E poi è venuta la nostra serata, perché non può mancare uno Sguardo di Luna, è già preparato. Ormai i nostri amici dicono basta con Sguardo di Luna. Un altro titolo per l'album potrebbe essere Luna distante. Non mi ispira, non mi convince, come non dire, mi convince. René Ferré. Ma lo troveremo, io sono sicuro che... Ale, parlaci di questo brano, già ci avevi incuriosito la volta scorsa. È un brano un po' datato, però è inedito, perché non l'ho ancora pubblicato, come molto materiale che ho. È nato come già ti dicevo, come altre volte, creando e poi guardandomi indietro su quello che avevo creato. Quindi la tribalità l'hai scoperta dopo, diciamo, sì. come tutti i titoli a cui do i miei brani. Io devo dire una cosa, ho tirato su tre carte mentre ascoltavamo Tribal Vibes, che vi ho anche mostrato per quel che riuscivo, e poi una sola carta, perché poi lì mi sono fermata per distanza. Ve le voglio leggere, sono sempre le chimere di Lorenzo Ostuni. La cosa particolare, Dan, è che le ho pescate così. Le chimere di Lorenzo Ostuni si dividono in tre categorie, in tre gruppi: di Bios, di Eros e di Thanatos. Le tre che sono venute fuori in Tribal Vibes sono tutte e tre di Thanatos, che lui chiama della morte o della trasformazione, perché sono tutte verdi. In realtà hanno scritte di colori diversi, adesso non entro, poi c'è un libro con cui vengono fuori poi la loro spiegazione, eccetera, eccetera. Le leggo nella poesie brevi che sono qua dietro, vediamo se ci narrano qualcosa che può essere attinente alle emozioni che ci ha suscitato il brano. La prima, sì, vado nell'ordine con cui le ho pescate. Allora, ricordati, sappi che una mano oscura ti proteggerà dalla sciagura e che l'ombra di un sabba ti difenderà contro Barabba. La fine della vendetta. Ah no, scusate, la conoscenza. Prima c'era questa. Spaccare il muro nero della realtà infrange la statua cupa delle cose. Solo dopo la distruzione c'è la conoscenza. Per la morte spunta l'anima, dopo la morte prevale l'essere. E poi l'ultima delle tre, io non so come fare a farvela vedere, eccola qua, è molto particolare questa. Un'arpia? La fine, scusa, l'ho fatto vedere al contrario, c'è questa specie di donna gallina, di donna volatile. Un'arpia, probabilmente. Sopra, però, capace. Sono sopra delle scritte non geroglifiche particolari e ombre varie, insomma. La fine della vendetta. Non manterrai a lungo la tua collera,
polverizza il tuo astio prima di sera. Se vuoi riassaporare le promesse dell'esistenza e digerire naturalmente ed equamente i grandi piatti come gli avanzi della vita. E secondo me sono fichissime. Secondo me la terza è la più calzante, anche se il sabba con i ritmi tribali, che poi così tribali e così ritmici non erano nel brano di Alessandro. Però questo passaggio serale, notturno, che in qualche modo va oltre la vita come oltre lo spazio, oltre la terra, questo è onnipresente nei brani di Alessandro, una sorta di invito ad andare in qualche modo oltre, cioè la sua dichiarazione di intenti, la sua poetica, diciamo, riassunta nel nome del suo progetto, Spazio Profondo. Ma dove si trova questo spazio profondo? Quanti spazi profondi ci sono? Ce n'è uno per ognuno di noi, ma forse anche tanti per ognuno di noi. E le melodie di Alessandro, le sue sperimentazioni, le sue scale mobili sonore in qualche modo ci conducono senza dover faticare più di tanto verso uno spazio profondo che può stare al di sopra, al di sotto o dentro di noi. E, sì, e poi sta a noi scegliere se digerire, come dice Ostuni, i resti della vita. Rileggi l'ultima frase, per favore, dell'ultima carta, quella con l'arpia. E digerire naturalmente ed equamente i grandi piatti come gli avanzi della vita. Io le ho trovate tutte e tre assolutamente calzanti, con delle parti di me, però in sequenza. Le ho proprio sentite come dei monito, però le ho pescate io. E invece per quel che riguarda distanza è uscita una carta di quelle di Eros, dell'amore, come un cardo, questo bellissimo occhio contorniato da una scritte e che si può vedere da tutte le parti. Aspettate, però c'è una scritta qua, la scritta sull'occhio è: nel grande sabato dell'avvenire gli angeli mi rifiuteranno le loro ali. La poesia invece dietro dice: come un cardo, io non pensavo mai che avrei una volta amato un discendente di nemici come un cardo che si dissecca fra il fieno falciato. Ci rifletterò. Non è un caso, secondo me, che il brano di Alessandro abbia in qualche modo evocato tre carte legate al concetto di Thanatos, come trasformazione, ma anche come allontanamento, diciamo, da un certo tipo di vita. Noi abbiamo, cioè, distanza è una, l'abbiamo collegata in qualche modo, pescando magicamente dalle carte di Ostuni, alla sfera dell'Eros. È un brano che rappresenta un atto d'amore che entrambi abbiamo manifestato per questo pezzo. Sì. E che poi ci ha portati a fonderci, a contribuire, ma con totale sentimento, per poi ottenere un brano che per noi personalmente è eterno. Ma poi io, che non faccio segreto delle esperienze, come dicevamo, la vita è l'arte, e l'arte, non vorrei tirarmela, però voglio dire, quello che è il linguaggio artistico, creativo, insomma, sono unite. Io in quel periodo in cui tu mi mandasti Distanze, in cui io registrai il primo brano, io vivevo un momento magico della mia storia d'amore da allora, che mi dispiace non era Alessandro il protagonista, ma non ci conoscevamo ancora, banalmente era Danilo, che era caro amico di Dan, il mio compagno di allora, e quella primavera lì era proprio un momento di rinascita, da mesi un po' molto cupi. Mi ricordo molto, per me molto affascinanti, perché avevo conosciuto questo mio compagno di allora, ero andata da Perugia,
Insomma, per me furono dei momenti bellissimi, ma erano belli tetri. Io i primi mesi di Perugia ad Ameri li ho vissuti proprio, Madonna, una roba da Con togliere il il contributo delle mura etrusche di quella città, insomma, e dei suoi vicoli bui. Però noi quando diciamo, parliamo di oscurità e ambienti tetri, non lo diciamo mai con troppo dispiacere, No, 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 no. insomma. Assolutamente, che poi ebbi il piacere di conoscerti di persona in quell'autunno, perché mi ricordo che la prima volta che io venni a Perugia ospite di Danilo, e una sera venimmo a casa tua, e mi ricordo che fu la prima volta che ci potemmo stringere la mano, Sì, insomma. vero, Ma vero, c'era vero, vero. un'atmosfera particolarissima, invece, e quella era l'atmosfera che mi accompagnò nella prima Sguardo di Luna. Ma nella prima distanza, eravamo già verso la primavera, e mi ricordo perfettamente, Dan, che tu mi dicesti: io con questo brano voglio gettare un seme di speranza e di alleggerimento, di bellezza, di gioia per il futuro. Sì, Tu perché anch'io ero in una me fase. l'hai proprio detto questo, me l'hai proprio detto, e mi ricordo che anche per me in quel momento si stava volgendo un'atmosfera diversa. Quelle cose, vedi, sono sempre intrecciate, non sono slegate. E un piccolo invito a chi ci sta seguendo ora, se siete interessati a questo discorso della continuità fra arte e vita, tornate a guardarvi la monografia dedicata a Donatella Bartolomei, sempre all'interno perché Data 5, se non sbaglio, giusto? puntata 5, andate, no, 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 non ricordo, su questo non ci metterei la mano sul fuoco, ma comunque. Monografia dedicata a Donatella Bartolomei, in cui parliamo, diciamo, di questa cosa in maniera abbastanza approfondita e Io personale. ora vorrei lanciare, scusa se posso, Dan, un pezzo tetro, poi se vuoi parlare del futuro tu, ti sto continuando a interrompere, ma io voglio fare un omaggio a una ragazza che non è presente questa sera, ma che io sto sentendo tutti i giorni, che spero che torni presto, che è la Giulia, che in questi giorni è a casa con l'influenza, poverina, e praticamente è un bellissimo brano che noi facemmo. Mi dispiace che non è di nessuno di voi due, perché era Corpi e Burney di Deca. E io alla Giulia questo brano, forse ho già trasmesso un pezzo dal vivo, è sempre un audio in questo caso, e forse ho già trasmesso un pezzo dal vivo di questo brano con lei, ma questo è l'audio. Ah no, cavolo, sto dicendo una cavolata, non ho il pezzo con la Giulia. Oh cacchio, ho fatto una gaffe Ah. tremenda. No, ce l'ho il pezzo con la Giulia, il problema è che me lo dovrei cercare. Ah, niente. Mi dispiace Giulia, allora ti pensiamo mentre lo ascoltiamo, ma la versione tua ce l'ho da un'altra parte. Tanana, il bello della diretta, amici da casa. Ecco, ho la versione senza Giulia. Vabbè, fa niente. Comunque, è un omaggio all'oscurità. Per un attimo andiamo nell'oscurità. È un brano estremamente oscuro, ma io sono felicissima di trasmetterlo, perché è uno dei brani che in assoluto mi è rimasto qua. Quindi un attimino di stacco con Corpi e Burney e totale oscurità, immergiamoci nel nero più nero, e poi torniamo alla luce. Ecco, Dan, preparati, anche Alessandro, preparate un po' di luce per tornare a galla dopo questo oscuro brano che però ho fatto, ripeto, con un pensiero a Giulia, e ascolteremo prossimamente anche la versione registrata da studio, diciamo, con Giulia. Sì, sì, sì.
Thank you.
Ecco, l'ho sfumata alla fine, andava avanti ancora un pochino, ma l'ho sfumata semplicemente per un fattore di durata. Io questo pezzo è uno di quelli che mi sono divertita di più a fare dal vivo, perché veramente mi consente di giocare. Oh, è spuntata la faccia di Alessandro. Alessandro, tra l'altro, l'ho fatta dal vivo pure con lui, adesso mi sono ricordata. All'inizio degli spettacoli sperimentali, quando lui partecipava non ancora come compositore di atmosfere elettroniche, ambient, eccetera, lui faceva cose da esclusivamente da mimo e qua e là da sperimentatore vocale. E tu hai fatto il pezzo tutto Gio! Gio! Ecco, quel pezzo, perché questi pezzi che sono in linguaggio arcano, tra cui Scibili e tanti altri che ho fatto, in realtà non loro, cioè, il loro testo esiste, anche se non lo scrivo. Pure a Sim, che prima nel medley si è sentito il pezzo con Ali Salvioni, che si chiamava si chiama Assim, è un pezzo tutto in linguaggio arcano. Ecco, tra l'altro, Dan, parliamo un attimo del futuro. Io esordisco a parlare del futuro dicendo che voglio fare una puntata sui linguaggi arcani. Ecco, questo sulla sperimentazione vocale ci voglio mettere dentro anche questo, perché si apre un mondo esoterico, di ricerca interiore, di inspiegabilità, insondabilità, intuizione, che è meravigliosa e che non spiegheremo, perché non c'è niente da spiegare. Dan, a te la Io parola. Ho ascoltato il linguaggio arcano del brano prendendo degli appunti. Wow, quindi wow, ho wow. scritto in diretta un qualcosa, poi dopo da lasciare ai nostri, diciamo, seguaci, amici, ascoltatori, spettatori, chiamiamoli come volete. Sì, ve lo leggo alla fine, nel momento dei saluti. Ah, ok. Ricordamelo, ce l'ho qui. Assolutamente, assolutamente. No, sì, sempre parlando di futuro, Giulia, ecco, un'altra cosa la che dovrò fare. Il Peroni, col quale tra l'altro prima non l'ho detto, col Peroni io ho condiviso il progetto Sarabande de Tenebre e altre registrazioni pazzoide come Corri nudo per la città, che abbiamo trasmesso più volte. Divertentissimo. Peroni ha chiamato Giulia giustamente la divina Giulia, non a torto, perché Giulia è veramente, io ne parlerò sempre bene, non esagero, lei lo sa perché glielo dico tutti i giorni, è veramente stata la mia allieva, adesso spero che nessuno si offenda se mi ascolta qualche altro mio allievo del passato, parlo del passato, del presente in divenire. Mirella secondo me è un'altra che arriverà, anche se diversa, ma ai livelli di Giulia, è stata nel passato la più prepotente, in senso buono, non come persona che è dolcissima e gentilissima, prepotente come figura, prepotente come voce, prepotente come presenza. Una presenza, come la definiva mia madre, ieratica, che occupava il palco quando saliva sul palco Giulia, anche da ferma, immobile, seria, senza tradire un'espressione, niente, diceva un sacco di cose. Cioè Giulia è veramente incredibile, secondo me ha delle potenzialità, cioè ha espresso, esprime tantissimo, perché poi ricordiamolo che lei, ripeto, disegna, crea, trucca, fa delle cose meravigliose, ma ancora delle potenzialità che secondo me ha tutta la vita per tirare fuori, ed è veramente un treno in corsa. Io sono una grande fan di Giulia Sirtori, veramente. Lo sono anch'io, e proprio per questo arriverà il brano su cui voi due potrete tornare a sperimentare. Oh! Quindi su Musica di Ordalia troverete un nuovo spazio. Noi non vediamo l'ora, perché ne abbiamo parlato, è vero, però anche qui, ripeto, la vita poi di questi tempi non è facilissima, e oltre a essere tutti noi a correre di qua e di là impegnatissimi, però dobbiamo riuscire assolutamente a farlo. Non c'è fretta, si aspetta il momento migliore, quando saranno maturi i tempi, arriverà questo brano di Ordalia con me e Giulia, che faremo di nuovo le pazze insieme, io non vedo l'ora. Io di Giulia ho passato anche un contributo, stasera non si può passare tutto, ma io appena torno a Giulia ho già pronta della roba, tra cui però fare risentire Streghe, che è un brano che abbiamo fatto insieme, sono delle voci, sperimentazione vocale pura, perché sono le voci di io e lei, Streghe, basta,
non c'è né musica né nessuna struttura, e fa parte dell'album Sacra Dea che io ho inciso ed è prodotto da Atemwerft in Germania, dove ci sono dentro anche ospiti Stefano Luna, Emanuela Zuccalà e Kamsin Daya, perché l'unico brano strumentale era di Caro. Qui apro, qui chiudo. Di cose da dire, da ridire, qua andremo avanti otto sì, ore, altro che due ore, cioè qua... Buttiamo un occhio, uno sguardo sul futuro. Ragazzi, qualche idea oltre a... Ecco, no, parliamo un attimo di quelle che vorremmo fare come puntata sui tarocchi. Perché puntata sui tarocchi? Dice, ma cosa fate? Ma che caldo? Qualcuno potrebbe dire, ma che calderone che siete? Passate dalla sperimentazione vocale ai tarocchi, alle serate filosofiche, a parlare dell'attualità. Avete fatto la serata sulla teoria di Neville Goddard. Sì, sperimentazione non a caso, non è un calderone. È il fatto che a noi interessa tirare fuori delle cose anche in base, ovviamente, poi alle persone che vi partecipano. Nel momento in cui abbiamo Gianni, abbiamo la possibilità di parlare di certe cose. Nel momento in cui ci torna, che ne so, Giulia, abbiamo la possibilità di riprendere tutto un discorso. Ma non è un discorso disarmonico e scollegato. C'è comunque un intento di tipo creativo. Anche perché i tarocchi sono anche uno strumento creativo, oltre ad essere un macchinario perfetto dallo straordinario valore simbolico, e che ci spinge a sperimentare noi stessi, a confrontarci con delle domande e a pescare delle risposte da strati più profondi della nostra coscienza. Quindi è pienamente, perfettamente in linea con lo spirito di dialoghi sperimentali e con quello che abbiamo sempre detto, sostenuto, dimostrato e mostrato in queste nostre puntate. Assolutamente. Bellissima questa cosa. Tra l'altro abbiamo Mirella, che è un'appassionata e studiosa di tarocchi e di sistemi simbolici. Giulia, anche lì, rientrerà come studiosa dell'argomento. Io, che sono anch'io appassionata, studiosa, sin da bambina, Dan, è il tuo pane anche per te. Quindi voglio dire, ci sono più di noi, poi non so, magari anche qualcun altro che non ci aspettiamo, che c'è già stato di nuovo. Questo è un argomento interessante, perché poi il lavoro fra simbolo e sperimentazione è un lavoro molto forte. Qui tornerò a parlare di Ostuni, che appunto lui sul lavoro dei sistemi simbolici ha fatto un lavoro immenso. Ora non inizio neanche, perché sennò viene fuori un quarto d'ora a parlare di questo autore meraviglioso. Ne parleremo a tempo debito, assolutamente. Sì, poi semmai vi svelerò qualcosa di un mio progetto in divenire che accosta da un lato Gurdjieff, dall'altro... Oh! I tarocchi, quindi cioè, come strumento per la crescita personale è ancora qualcosa di embrionale, però sto gettando le basi per lo sviluppo di questo progetto, che molto probabilmente legherò all'altro progetto, che è quello di Simulacra, che sì, che voi conoscete, quindi diciamo che questo è... sapere, assolutamente! Non lo sapevi, non lo sapevi, è una cosa fresca. Non lo sapevo questa cosa che dice Gurdjieff. Mi affascina tantissimo, Ale. Vogliamo sapere tutto. Sarete i primi a saperlo. Sarete i primi a saperlo. Vedete quante cose che vengono fuori. Vengono fuori cose interessanti. Per il futuro, a proposito, abbiamo ovviamente. Io sto invitando per il 2022 degli ospiti nuovi. Mi dispiace che alcuni, lo ribadisco qui, che io ho invitato non hanno voluto partecipare, fra cui alcuni non per disinteresse, perché ci sono alcuni che sono proprio appassionati di dialoghi sperimentali, ma perché magari sono persone che non è solo timide, c'è anche chi non è timido, magari non gli piace parlare in pubblico, ecco. Per esempio, abbiamo invitato, questo lo voglio citare perché è un artista sperimentatore di grande livello, nonché musicista, anche non sperimentatore, pianista contemporaneo di ottimo livello, che è Marco De Marco. Io con Marco De Marco ho fatto il famoso famoso per chi segue le cose che faccio io, cioè noi, non ho più nome, da Meriggio di D'Annunzio, col suo progetto J. Orfi, che è un mio brano storico che io ho fatto con Marco De Marco. L'ho fatto registrato, l'ho fatto tante volte dal vivo, io lo adoro.
Poi non abbiamo più collaborato, ma così per nessun motivo specifico. Ci siamo rincontrati di recente, abbiamo fatto quel brano Annunzio, in cui ho messo, che dice, Parola del Saggio sul suo pianoforte, e lo abbiamo trasmesso qualche puntata fa, Dan, se ti ricordi, che purtroppo, e mi sono scusata con Marco, e lo dico di nuovo qua pubblicamente, non fu tanto commentato, perché eravamo in una puntata di quelle sull'attualità, che poi eravamo presi da mille argomenti, ma lo riproporremo, non stasera, perché sennò viene troppa roba, ma lo riproporremo in una puntata futura. E Marco De Marco, io spero che un giorno avrà voglia di venire qua, perché è veramente, sarebbe veramente un partecipante, Dan, ti assicuro, di quelli che danno valore, arricchiscono tanto la serata, insomma. Non ho dubbi. E poi, veramente, io, vabbè, non vi anticipo nulla, però noi partiremo sicuramente subito dopo le cosiddette, adesso poi ci metteremo d'accordo sulla data, vacanze di Natale. Io ho invitato anche, per esempio, Giulio Barzaretti, che è un mio allievo di teatro storico, e adesso anche vocale, e praticamente Giulio è uno che ha sperimentato su brani di Alessandro in più di un saggio di teatro mio, amico di Gianni, nel senso collega è stato di corso di Gianni, che mi piacerebbe avere molto tra noi, tra l'altro lui è anche un professore di lettere, cioè si uniscono poi diverse competenze, poi entra quella che è, insieme alla sperimentazione o alla musica o al teatro, che sia, si unisce anche poi quella che è magari la professione della persona, in un caso magari il professore di lettere, in un caso la truccatrice teatrale, però vedi che poi tutto, Dan, viene a completare un discorso ampio, culturale, creativo, dove la cultura non è intesa in senso pesante, chiuso, ma in senso che ci picchia, come trovarsi Alice nel Paese delle Meraviglie, quanti strumenti ho per potermi esprimere, e questo dovrebbe essere, no? Esattamente, ma penso che questo i nostri amici più attenti l'abbiano capito fin dall'inizio, forse anche prima di noi. Quindi sì, noi non abbiamo fatto altro che seguire in maniera coerente e spontanea il sentimento che ci ha spinto sia a produrre le nostre cose che in qualche modo a condividerle esponendoci su questo canale. Allora, Dan, io ti chiedo che intenzioni abbiamo, perché ci avviciniamo alle 2 ore. È volato il tempo, eh? Questa sera è volato particolarmente. Perché stasera, diciamo, siamo solo in 3, stasera siamo pochi. Allora, perché stasera siamo pochi? Non è che abbiamo escluso nessuno, noi abbiamo invitato tutti, quelli che hanno partecipato sono sempre aperte le porte. Ma stasera era proprio una sera in cui voi, per mille più motivi, anche chi stava partecipando nelle puntate recenti, proprio in queste sere non poteva. E allora abbiamo detto, va bene, siamo il nucleo iniziale, facciamo comunque la puntata noi, cioè ogni puntata è diversa, ci siamo stati anche in 7 in qualche puntata, possiamo essere anche in 3, non è che è il numero che fa la differenza. E in realtà, Dan, io avrei addirittura la bellezza di 3 pezzi che mi piacerebbe passare, di cui uno è tuo, uno è di Alessandro, e uno ci terrei particolarmente perché io sono una romanticona, però emotiva. Però al di là di questo, dimmi tu se invece dici no, usiamo gli ultimi minuti per dire delle cose, allora sfrangio e qualcosa va la prossima volta. No, io prima di passare ai saluti... Leggici quella cosa, non ce la fare perdere, perché se stiamo andando verso la conclusione non perdiamola, eh. No, non la perdiamo, ve lo leggo proprio alla fine, come saluto finale. Allora facciamo i brani e poi lasciamo la parola a te proprio come conclusione parlata? Sì, facciamo così. Che bello! Allora, intanto però io prima voglio salutare degli amici da casa che ci hanno seguito in questi mesi, da febbraio... La numero uno. Aspetta, partiamo dal numero uno, ma poi c'è anche un numero due e un numero tre, che non so in che ordine mettere, ma li voglio salutare tutti e tre. Amica da casa numero uno, di cui questa sera però voglio dire il nome, non è il segreto di Stato, Letizia, molto nota ad Ann, ecco, è la nostra amica da casa numero uno, che noi salutiamo sempre con affetto e che io invito qui pubblicamente. E Dan, dimmi se sei d'accordo, e anche Alessandro, quando faremo un anno di dialoghi, che sarà febbraio 2022, fare una puntata un po' festosa,
in cui celebriamo un anno di dialoghi e mi piacerebbe che l'amica da casa numero uno fosse dei nostri. No, già ti dico che non parteciperà. Ma non lo so, me l'aveva detto, forse sì. Forse. Una speranzina me l'aveva detto. Ovviamente deve essere un piacere, una gioia, ecco, non deve essere una cosa tipo, devi partecipare, ecco, ci mancherebbe. Poi abbiamo Germano Innocenti, il tuo amico caro, che ci ha seguito, almeno adesso io non so se ci sta seguendo proprio sempre, ma mi ricordo per un bel po' di mesi era l'unico che ci commentava. Ma guarda, se non ci segue, se non ha seguito le ultime, sono sicuro, perché conosco Germano e dentro di me recupererà tutto. So già che lo farà. Ecco, poi anche Mario Cecere, che io avevo invitato, anzi, qui il numero 3, 4, siamo già lunga. Mario Cecere, che io avevo invitato, vabbè, stasera ci perdoneranno, una serata un po' che chiude l'anno, un po' di robe dobbiamo dire. E Mario Cecere, che avevo anche invitato, perché io trovo che sia una persona con la quale parlare sia un'esperienza non solo affascinante, ma anche proprio nutriente in qualche modo. Esattamente, stavo dicendo proprio quel termine, parlare, ecco. Parlare con Mario, che io ho conosciuto, frequentato per un periodo, parliamo ancora dei 2009-2010, penso fosse quel periodo lì. Forse un po' prima, perché io ho conosciuto Danilo, vabbè, se parliamo dello stesso gruppo di persone, nel 2008, forse un po' prima quando faceva... Forse un po' prima, adesso io lo sai che con il tempo... Anni 2000 e rotti, ecco. Faccio confusione in maniera anche piacevolissima. Vabbè, dopo il 2000, negli anni dopo il 2000... No, ogni volta che ho incontrato Mario, ho parlato con Mario, sono... Cioè, Mario ti lascia tanto ogni volta. Sì, e... lo conosco poco purtroppo. No, te lo assicuro, a volte anche in maniera brutale, non sempre, però esci sempre arricchito da un confronto con questo straordinario personaggio e pensatore. Io non so dove sia in questo momento. So che qualche... Adesso mi voglio fare i fatti suoi, però penso che sia anche, non solo, ma anche a Perugia, perché qualche volta mi scrive da Perugia. Comunque lo salutiamo. E speriamo che voglia venire a trovarci qualche volta, se avrà voglia, ovviamente. Non deve essere, deve essere una cosa piacevole. E poi Angelo, che io so che è un amico di Carlo, che io conosco anche lui da 32 anni quasi, che so che ci ha seguito e forse ci sta seguendo, io purtroppo i dettagli poi non li so, e che vogliamo salutare e ringraziare, perché anche lui è uno che è stato piuttosto attento ed assiduo a Dialoghi Sperimentali. E tutte queste persone che sono attente ed assidue per noi sono importanti, perché Dialoghi Sperimentali vuole essere proprio un dialogo. Cioè, vuole aprire delle cose, non deve essere una cosa che uno passa di lì. Quindi è bello che c'è qualcuno che, magari solo a qualche puntata, qualcuno a tutte, che si appassiona a quello che noi cerchiamo di lanciare, perché deve essere qualcosa che poi gira. Non è fine a se stesso, non siamo qui per far vedere quanto siamo belli o ciao, guarda come sono bella. Cioè, siamo qui per fare girare qualche cosa, no? Dico bene, amici miei? Certo. Dan, dico bene? Dici bene. E dico bene. Ok, allora io trasmetterei questi tre brani, e però tre brani, cacchio, quanto dura? È per il mio. No, ma perché devo togliere? Allora, Sguardo di Luna. Allora, in realtà io una che voglio, lo so che non c'entra, che non... No, c'entra, e come? Però io una non la volevo trasmettere, però la voglio trasmettere, perché ho fatto un lavorone su questi due pezzi. L'altra volta ho trasmesso Un'alba mai sorta, che ho fatto, uno degli ultimi brani che ho rifatto di Kamsindaya, vero Dante, ricordi? Sì, era sì. Rimasta Fly. Sì. E ci terrei, perché per me è un brano che ci ho messo proprio al cuore, per cui riprendendo e unendo Volare, nel blu dipinto di blu, e Senza fine, più altri riferimenti di altri brani famosi, io ci terrei a chiudere, perché mi sembra molto cullante. Ma prima non può mancare un brano di Ordalia. Che tu hai preferenze rispetto alla famosa Sguardo di Luna, che non abbiamo mai trasmesso, numero due, magari solo un pezzo, ecco, non la metto proprio tutta, che dura tantissimo. Allora,
Sì, anche il nostro riepilogo. Non... La nostra riepilogo che è più che è più attuale, magari. Non lo so, decidi tu, Dani, tu alla musica. Allora, io metterei il nostro riepilogo. Il nostro riepilogo, ok. Sì, magari se riesci a sfumare, ma non dura tantissimo in realtà, no, dura la metà rispetto a Sguardo di Luna. No, non dura tantissimo. Beh, dura 5 minuti, però. Allora, mettiamo questi due brani e poi lascerò la parola ad Ann, che concluderà. Se poi vuoi dire qualcosa anche tu, caro Ale. No, la chiusura ad Ann. Sono un audio e un video, quindi tra... No, vado a beccare anche l'audio dell'altra, così non interrompo. Ok, quindi gli ultimi due brani in chiusura sono Riepilogo di Ordalia, con la mia voce, la versione da me cantata, e poi Fly, versione La bellezza di tre, non due, tre, versione tre, vuol dire che ci sono state tre versioni, con questi testi di canzoni note e ignote. Ok. Scusate, vabbè. Era partita la canzone? Mi ha detto, non hai fatto la condivisione. E speng, ecco. Guardavi. La condivisione c'era. Se guardavi sopra mi dicevi, no, vale, guarda che... Adesso non litighiamo davanti agli amici da casa, mi pare di cattivo gusto. Vabbè, allora... Errore mio. Fa niente. Come abbiamo detto, Dan è il bello... Della diretta. Della diretta, della diretta. Sì, ce la facciamo. Riepilogo, musica 4.15, musica, bravo. Di Ordalia. Ordalia, voce mia. Never, never, never.
Cantare,
cantare canzoni. Se le parole fossero una musica, potrei cantare ore e ore ancora ore e dirci tutto di me. Canta. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a suonare negli occhi tuoi belli, ma io continuo a sognare, io continuo a suonare, io continuo a sognare. Io continuo a suonare senza fine, senza fine. Tu sei un attimo senza fine, senza fine. Tu sei un attimo senza fine, senza fine. Ecco, la sto sfumando semplicemente perché ci sono ancora ben 2 minuti di canzone, però visto l'orario ho pensato bene di sfumare, che poi non ho detto che il sottotitolo è Volare senza fine. Ecco, chiusa parentesi. Lasciamo la parola a Mastro Dan. Appassionatevi, osate, usatevi, sperimentate. Non fatevi suggerire soluzioni, createle. Periodo di computi e menzogneri buoni propositi. La fine dell'anno, la fine del danno, diventi fune. Non limitatevi a tirare le somme, attiratele. Le somme passioni, le somme aspirazioni, le somme visioni, attiratele. Verranno. A tutti voi. Bella. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.